formulazione così come proposta dal sottosegretario, soprattutto per la parte dispositiva dove richiama l'articolo 108 del decreto legge del 98-112. Diciamo che il mio ordine del giorno forse era più preciso rispetto al ruolo dei sindaci e delle squadre di protezione civile, però nello spirito di fare un passo avanti mi va bene. Spero che anche questa riformulazione venga accolta dal collega Contento, che per colpa mia, per un refuso, è cofirmatario anche di questo ordine del giorno. C'è anche l'assenso dell'onorevole Contento. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Mosella. A 3 minuti, prego. Grazie Presidente. Ma non è trascorso un tempo lunghissimo dall'approvazione in quest'Aula del decreto mille proroghe che ridimensionava la protezione civile, già da tempo snaturata nella sua funzione. Solo 1 anno e 4 mesi, nel corso dei quali il Paese ha subito eventi alluvionali e sismici che hanno colpito indifferentemente il nord e il sud dell'Italia, provocando lutti e devastazioni. Ultimo in ordine di tempo il terremoto in Emilia, una ferita dolorosissima che ha reso urgente provvedere al riordino e al chiarimento delle competenze della protezione civile. Quindi bene ha fatto il Governo a mettere mano al decreto, che il lavoro delle commissioni referenti, la prima e l'ottava, ha contribuito certamente a migliorare. Anche in virtù degli emendamenti approvati ieri, mira a garantire l'operatività del Dipartimento della Protezione Civile, difendendone, se vogliamo, i poteri. È positivo quindi che l'articolo 1,1 lettera B ponga un limite temporale all'impiego di mezzi e poteri straordinari da parte della Protezione Civile, perché la storia nazionale è costellata da troppe emergenze rimaste tali per anni, che hanno prodotto le storture e le conseguenze negative che tutti ben conosciamo. Condividiamo tuttavia l'intervento delle commissioni di merito che ha prolungato il periodo di vigenza dell'emergenza a 90 giorni, con una sola proroga di 60, considerata la mole di interventi che si rendono necessari in seguito a gravi eventi calamitosi. Importante anche aver chiarito che la protezione civile non deve occuparsi di grandi eventi, anche se quando lo ha fatto, soprattutto in alcune occasioni straordinarie, non ha certamente sfigurati. Sono comunque eventi estranei alla natura originale della legge 225 del 92 e va bene così. Come Alleanza per l'Italia noi riteniamo importante aver esteso le competenze della protezione civile alla messa in sicurezza dei beni culturali, sollevando da questo compito i comuni. Gli interventi anche minimi di consolidamento e messa in sicurezza dei beni culturali effettuati nelle prime fasi dell'emergenza sono infatti fondamentali per evitare ulteriori e più gravi danni al patrimonio culturale arrecati dai disastri ambientali. È degno di nota che il decreto sia ispirato a criteri di trasparenza per quel che riguarda le procedure di spesa durante i 150 giorni di gestione della protezione civile e che stabilisca come prioritario l'intervento dello Stato, che escluda dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per affrontare l'emergenza, che prevede la rapida cancellazione delle gestioni commissariali aperte e un'anagrafe pubblica di queste e di grandi eventi. Presidente, le chiedo, non avendo noi presentato nessun emendamento, se ancora qualche secondo concludo, poi consegno agli atti l'intervento. Noi crediamo sia necessario porre mano ad un provvedimento articolato che preveda prima di tutto che ogni regione sia dotata delle medesime risorse umane e tecniche di protezione civile. In questo senso si dovrebbe provvedere alla più ampia diffusione della cultura di protezione civile, a cominciare dalle scuole. Infine, matura nel Paese, ne siamo contenti, l'introduzione del servizio civile obbligatorio affinché un numero crescente di cittadini possa essere preparato ad offrire un supporto competente. Grazie. Nelle situazioni di emergenza. Onorevole Misiti. Sì, signor Presidente, questa riforma della legislazione relativa alla protezione civile, io credo che sia stata un'opportuna scelta fatta in questo momento, anche in seguito agli avvenimenti che si sono verificati nell'Emilia Romagna. È chiaro che la protezione civile, così come era stata, come si era evoluta la legislazione,
non reggeva più, perché la protezione civile sostanzialmente